dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Ecco, allora un po' esprimo un pensiero che già ieri sera ho espresso, ma per chi è venuto anche ieri, ecco, la ripetizione giova, no? È già Natale. Tante volte pensiamo che presto, che velocità il tempo, no? Siamo già arrivati a Natale. E forse c'è un modo molto diverso invece di vedere le cose. Dal punto di vista di Dio Padre, ecco, quanti Natali dovrà donarmi Dio Padre? Perché arrivi il Natale buono, cioè quello in cui io lascio che Gesù nasca dentro la mia vita.
Quanti Natali dovrò sprecare perché arrivi quello buono dove svuoto il mio cuore del mondo per lasciare che sia Dio a riempirlo? Non è Dio a deciderlo. Cioè sono io che decido se spogliarmi, svuotarmi, per lasciarmi riempire. Guardate a Maria, guardiamo alla Madonna, a Giuseppe, due giovani, vorrei dire giovanissimi, no? Che avevano la vita davanti, progetti. E che cosa hanno fatto? Hanno messo da parte i progetti personali e hanno voluto essere totalmente a disposizione di un progetto di Dio, un progetto d'amore, perché sentivano che era più grande, era più bello, era ciò che il loro cuore desiderava, era di eternità questo progetto, non era solo per il tempo. Ed era gioia non solo per loro, ma per tutti. Quanto Dio dovrà aspettare perché possa trovare il mio cuore con la stessa libertà, con la stessa disponibilità per poter nascere anche dentro la mia vita? Ecco, noi siamo abituati a inseguire le cose di questo mondo e corriamo e diciamo non ce la faccio, devo correre troppo. Ma corriamo perché siamo noi a impostare un sistema di corse per la maggior parte inutili. Ecco, le corse dovremmo farle per i valori eterni. Leggevo la Famiglia Cristiana di 90 anni fa, che è stata messa in inserto proprio in questi giorni, e c'era un articolo che sembra fuori moda, no? Proprio lì, la seconda facciata, diceva: una sola cosa è necessaria, la salvezza dell'anima. Pare che oggi ci sia quasi la paura di nominarla questa cosa. Eppure è Vangelo. Ecco, siamo presi sempre a rincorrere cose, ma le cose vere, i valori eterni, ce li dimentichiamo. E nell'educazione dei nostri figli diamo tutto per il corpo, per l'umano. E magari ci dimentichiamo di educare ai valori eterni che Gesù ci ha insegnato facendosi uomo. I valori valori della santità, dell'amore. Ecco, a volte pensiamo di amarli i nostri figli dando loro solo le cose di questa terra, ma se siamo obiettivi dovremmo dire che li stiamo odiando, perché nascondiamo loro il tesoro più grande, quello che li può fare felici per l'eternità, e ci accontentiamo di vederli felici per un po' di tempo. Ecco, il tempo che abbiamo in dono da Dio, questo poco tempo, perché è veramente poco, è per guadagnare l'eternità, vivendo da figli di Dio. Ecco, Dio ci dona di essere padre per sempre, qui e nell'eternità. Vivere da figli di Dio, sapersi amati dal Padre, come ha fatto Maria e Giuseppe, come ci ha insegnato Gesù. Ecco, è difficile la santità. Se siamo da soli è impossibile, non difficile. Ma se siamo aiutati e abbiamo l'aiuto di Gesù, della sua parola, abbiamo l'aiuto della mamma celeste, allora
se siamo aiutati, dovremmo dire e ammettere che è più difficile non essere santi che ad essere santi. Santi vuol dire comportarsi da figli di Dio, vuol dire rinunciare al male, al peccato, fuggire il peccato e accettare il bene, che è un dono, non è produzione nostra. Il bene e l'amore è un dono da ricevere, da riempirsene e da donare. Ecco, tutta la vita è questa continua scelta, rifiutare il male, lasciarsi riempire dal bene. Ecco, se io in ogni istante scelgo così, questa è la santità. Vigilanza, quindi. Ecco, occhi aperti, cuore aperto per scegliere giusto. Ecco, e vorrei darvi queste parole di Gesù che sono stupende, che ci aiutano a ricentrare la vita se è uscita dal suo centro. E quando esce dal centro lo sentiamo perché c'è una inquietudine, una mancanza di pace profonda che ci turba. Ecco, ritorniamo alle parole di Dio, alle parole di Gesù che sostengono l'universo e sono affidabili per un progetto che è per l'eternità. Affidiamoci alle sue parole. Ecco, allora ve ne leggo alcune che sono veramente importanti. Dice, perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. E poi questo altro breve passo, Marco 8, disse alla folla insieme ai discepoli, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Ecco, io vorrei tanto che per me, per voi, oggi fosse veramente il Natale buono, cioè quello
dove Gesù nasce nella mia vita. Ecco, quando ci diremo Buon Natale, intendiamolo in questo senso, non l'augurio così, ma l'augurio che sia il Natale buono, quello che finalmente Gesù può nascere nella mia vita, perché sono diventato aperto e mi fido di Lui.